Gesù ha fatto solo tre esempi: l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Ma lui vuole parlare di tutte le opere religiose, non soltanto queste tre, ma anche la messa, l'adorazione, il rosario, il ritiro spirituale, il deserto, la catechesi, il movimento di cui fai parte, la consacrazione che hai fatto. Gesù vuole aiutarti a superare due inganni: un inganno più grossolano e un inganno più sofisticato. Il primo inganno: fare queste opere religiose per essere ammirati, per ricevere dei complimenti, per solleticare il tuo orgoglio. Gli altri dicono: che bravo quello che fa l'elemosina, che bravo che prega. Questo è terribile, è trasformare una cosa sacra in un mezzo per il tuo egoismo, è un sacrilegio. Ma c'è un inganno più sottile: le faccio così qualcuno sarà attirato verso Dio, vedendo quell'opera per i poveri, o la mia preghiera, o la mia sobrietà, o questa o quest'altra opera religiosa. Voglio che qualcuno si converta. Magari lo faccio per mio figlio, che così vede che è così bello pregare, eccetera. Non lo so. E così tu queste cose non le fai per amore di Dio, ma lo fai per usare Dio per qualcosa, anche se è qualcosa di santo. E così non incontri Dio. E non ricevi la ricompensa, cioè la pace, la pienezza, la gioia, la forza. Tu magari vai a messa, tu magari preghi, tu magari fai le opere buone, ma hai il cuore pesante, non hai il cuore pieno di gioia. Perché non lo fai per Dio, lo fai per un altro motivo. E quindi tu non conquisti le persone, non le attiri verso Dio, perché ciò che attira le persone non sono le tue opere religiose, ma la gioia che esse fanno nascere in te. Se qualcuno ti vede a pregare, non è che si converte, ma se vede la gioia che nasce dalla tua preghiera, sì che comincia a invidiarti, si chiederà: ma come fa questo a essere così felice? Qual è la fonte della sua felicità? Persino i tuoi compagni di classe si chiederanno questo, senza bisogno che tu gli hai parlato di Dio, ma lo vedono nei tuoi occhi che c'è qualcosa di più dentro di te. Quindi tu non solo devi fare delle opere religiose, ma devi trovare gioia nel farle. Tu hai il dovere di trovare gioia nella preghiera, nell'amare i poveri, nel distaccarti da qualcosa che magari è inutile, nella messa. Perché il mondo ha bisogno della tua gioia. Il mondo è spento, senza speranza, ha bisogno della gioia di chi vive l'unione con Dio. Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E questa ricompensa è nel segreto del tuo cuore. È la gioia, la pace, la pienezza, ma è visibile a tutti, perché è una gioia che non si può recitare. È quella gioia che è la presenza di Dio in noi e in mezzo a noi.